Scendono ancora i ricoveri in ASL 5. 38.000 persone hanno già completato il ciclo vaccinale. Maxi sequestro di mascherine e gel igienizzante. La Guardia di Finanza denuncia 5 persone. Un nuovo servizio di navigazione per Porto Venere e le Cinque Terre. Nasce Cinque Terre Ferries. Convenzione tra Ricò del Golfo e il Politecnico di Milano. Al centro una rigenerazione dal punto di vista territoriale. Spezia Calcio, italiano sarà al centro delle decisioni di mercato. Oggi l'incontro in sede con Teia. Buonasera e ben ritrovati con la consueta informazione del TLS Giornale. In apertura andiamo ad analizzare, come sempre, la situazione della pandemia nella nostra provincia. Nelle ultime 24 ore sono 4 i nuovi positivi nello Spezzino. Scendono invece a 24 i ricoveri in ospedale, 3 in meno della giornata di ieri, di cui 6 in terapia intensiva. In ASL 5 non si registra alcuna vittima. Gli attualmente positivi sono 424, mentre le sorveglianze attive toccano quota 342. Per quanto riguarda il resto della Liguria, i nuovi positivi sono 67, a fronte di 3.335 tamponi molecolari effettuati. In tutta la regione si registra una sola vittima nelle ultime 24 ore. Prosegue la campagna vaccinale in ASL 5. Alle ore 16 di oggi sono state somministrate 117.544 dosi, con un dato regionale che tocca le 927.495 somministrazioni, con una percentuale del 95% rispetto a quelli consegnati. Le persone che hanno completato in ASL 5 il ciclo vaccinale sono 38.212. E restiamo in tema, agosto sarà il mese in cui potremo iniziare a pensare di togliere le mascherine all'aperto. Si pronuncia così il sottosegretario alla salute Andrea Costa. L'esperienza della scorsa estate impone prudenza e gradualità. La grande differenza la fanno il numero dei vaccini somministrati. Il sottosegretario ha poi proseguito analizzando una campagna vaccinale che ha cambiato passo. Ora siamo al ritmo di 500.000 dosi giornaliere e sono convinto che questo numero crescerà ancora, ha sottolineato Costa. Arriviamo ora alla cronaca perché una maxi operazione ha riguardato la Guardia di Finanza della Spezia insieme all'ufficio dogane del porto. Sono oltre 12 milioni di dispositivi sequestrati per un valore che si aggira sui 6 milioni di euro. Tutti i dettagli nel nostro servizio. Oltre 12 milioni di dispositivi medici e di protezione individuale sequestrati dalla Guardia di Finanza della Spezia. Mascherine, mascherine chirurgiche, guanti monouso e gel igienizzante dal valore complessivo di 6 milioni di euro. Questo è il bilancio dell'operazione Safe Breeding, attività di controllo condotta dalla Guardia di Finanza e dall'ufficio antifrode della Dogana della Spezia. Le mascherine FFP2 e chirurgiche erano prive della marcatura CE, obbligatoria in campo europeo, o presentavano certificati falsi. Il gel igienizzante era invece privo del nulla osta sanitario. Il rinvenimento del materiale nel porto della Spezia ha permesso di effettuare perquisizioni presso le sedi aziendali delle società importatrici, in provincia della Spezia e di Firenze, nelle sedi di un Corriere Espresso a Pisa e a Carrara e presso istituti ospedalieri a Parma e La Spezia. Sono così 5 gli imprenditori denunciati, un cinese e 4 italiani, per contrabbando, delitti contro l'economia e frode nelle pubbliche forniture. Cinque Terre Ferries, la nuova compagnia di navigazione spezzina, nata per raggiungere Porto Venere e le Cinque Terre, è pronta a partire. Oggi il tour di presentazione è riservato agli operatori del settore turistico del territorio. Il primo imbarco è previsto per la seconda metà di giugno. Vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini con le immagini di Sergio Diofili. Cinque Terre Ferries, nuovissima compagnia di navigazione del territorio, si presenta oggi agli operatori turistici dello Spezzino. Non solamente attività di trasporto dalla Spezia a Porto Venere e anche alle Cinque Terre, ma attività esperienziali. Credevamo molto nel fatto che ci fosse la possibilità di fare turismo esperienziale tra Porto Venere, Cinque Terre, ma in tutto il Golfo di Paiti, e quindi abbiamo finalmente preso un'imbarcazione moderna, come potete vedere, e con la quale vorremmo fare queste cose. Purtroppo siamo incappati nel Covid, perché abbiamo preso questa barca proprio pochi mesi prima che scoppiasse il
ma non ci siamo dati per vinti e infatti siamo qua e speriamo il 15 giugno di partire con le nostre gite, diciamo così, con guide, perché noi porteremo sempre guide a bordo che poi accompagneranno anche la gente a terra e quindi una cosa un po' diversa, cioè non vogliamo fare un semplice trasporto da A a B, ma dare un'esperienza alle persone. Alle mie spalle la motonave Lord Byron, che potrà trasportare oltre 200 persone. Quali sono un po' le caratteristiche? Sono 27 metri e mezzo di nave, 6 metri e 45 di larghezza, e abbiamo 3 motori, 1000 cavalli. La navigazione sia giornaliera che a richiesta notturna. Abbiamo in mente di fare anche dei cocktail al tramonto nella baia di Porto Venere, tra Porto Venere e la Palmaria, stare lì e fare del ricevimento, musica, queste cose qua. Anche musica dal vivo abbiamo in mente di fare. 12 nuove corse giornaliere collegheranno Aulla con Albiano Magra tramite autobus. A fare il punto sul nuovo servizio per i cittadini è il sindaco di Aulla, Valentini. Vediamo il servizio. Dal 1 giugno parte un servizio di bus navetta da Albiano ad Aulla e da Aulla ad Albiano. Sono 12 corse giornaliere che la Regione Toscana ha istituito con un fondo di 120.000 euro, quindi significativo, per ovviare ai disagi e alle difficoltà che gli abitanti di Albiano hanno nel raggiungere il capoluogo e ovviamente nel tornare alle loro case, alla loro residenza. Studenti, lavoratori, commercianti, operatori di vari settori hanno così questo tipo di utilità. Il Comune di Aulla ha stanziato a propria volta un contributo importante perché la gratuità del servizio fosse garantita. Quindi abbiamo e la Regione e il Comune di Aulla che in sinergia hanno determinato questo servizio e questa gratuità del servizio stesso. Credo che sia una risposta concreta e non annunciata, una risposta concreta ai bisogni che i cittadini e ai disagi che i cittadini dopo il crollo del ponte si sono trovati ad affrontare. Purtroppo i tempi nella realizzazione di queste risposte non sono quelle che noi vorremmo, perché l'Italia è un paese che ha burocrazia avverso la quale le lotte devono essere veramente molto determinate e non devono mai abbassare la guardia. Una giornata all'insegna della natura e della forest therapy. Ad organizzarla domenica 30 maggio la sezione CAI della Spezia, in sinergia con la sezione spezzina della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Sentiamo le nostre interviste, le immagini sono di Raffaele Maulella. In occasione della prossima giornata mondiale contro il tabacco avverrà un'importante collaborazione tra il CAI, sezione della Spezia, e la sezione spezzina dell'ILT, la lotta italiana contro i tumori. Di cosa si tratta? Sì, abbiamo deciso di inaugurare questa collaborazione tra l'ILT Spezzino e CAI della Spezia proprio con una camminata nel Parco delle Cinque Terre in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco che sarà in realtà il 31 maggio. Noi l'anticiperemo alla domenica così che possano partecipare più persone, dove insieme inaugureremo camminando questa intesa tra le nostre due associazioni, perché abbiamo una comunione di intenti che è bello, che abbiamo deciso di sposare. E la Lega Italiana per la lotta contro i tumori ovviamente si occupa di prevenzione, il nostro obiettivo è diffondere il più possibile quella che è la cultura della prevenzione primaria, e quindi in prevenzione primaria i tre pilastri in assoluto sono nutrizione, attività fisica e gestione dello stress. Abbiamo deciso di che questo sarà solo il primo di tanti eventi che condurremo insieme, proprio per diffondere il più possibile insieme questo messaggio importante di prevenzione. Quale sarà il vostro contributo e dove si svolgerà questa bellissima iniziativa?
Dunque, l'iniziativa si svolgerà, partirà dal Parodi ed è un percorso che noi conosciamo molto bene perché è uno di quei percorsi che sono inseriti nel circuito della montagna terapia e quindi partiremo dal Telegrafo e arriveremo fino al santuario di Montenero. Per l'occasione aperto ed è una cosa straordinariamente rara di cui siamo contentissimi. E la cosa veramente importante di questo progetto con la LILT che nasce domenica è per l'appunto l'inserimento dei medici della LILT nella nostra commissione di montagna terapia. Quindi offriremo ai nostri soci anche la modalità di poter fare prevenzione, i nostri soci che sono già attenti a quella che è la corretta condotta di vita, offriremo anche l'occasione di poter fare con delle persone, con dei professionisti della prevenzione per quello che riguarda la lotta contro i tumori. È possibile iscriversi a questa escursione, mi raccomando telefonate perché ci sono ancora delle regole per l'assembramento, quindi nonostante noi vorremmo tutti non possiamo davvero. Promuovere e testimoniare attraverso l'informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà la cultura del sollievo in favore di tutte le persone inguaribili nel fine vita. Questo è l'obiettivo della Giornata Nazionale del Sollievo, istituita nel 2001 e che quest'anno si celebra il 30 maggio. L'intervista è di Italo Lunghi con le immagini di Sergio Diofili. Si celebra la giornata del sollievo. Qual è il senso di questo momento di comunicazione di una giornata così significativa? Per noi medici, vede, curare per guarire non è sempre possibile, però portare il sollievo, quindi eliminare la parte fondamentale del dolore, questo è proprio un dogma. E questa cultura va estesa a tutti. E tenendo tutti intendo a tutti i medici e a tutto il personale che fa parte infermieristico, che fa parte della nostra struttura. Noi come terapia intensiva, rianimazione, anestesia, la nostra specialità riguarda anche la terapia del dolore perché fa parte della scuola universitaria e noi ci occupiamo del dolore su varie sfaccettature. Dal centro di terapia del dolore che è stato istituito recentemente è diventato il centro di riferimento di tutto il Levante Ligure, all'altra componente che può essere la gestione del dolore durante il parto, la parto analgesia. Sicuramente in questo momento abbiamo vissuto nel periodo Covid un momento particolare per cui tante attività hanno dovuto ridursi. La parto analgesia comunque viene fatta e verrà di nuovo ripresa tutta l'attività di comunicazione con le donne e con le gravide. Altro argomento sempre che riguarda il dolore è la gestione del dolore sia nel post-operatorio e soprattutto è del dolore in terapia intensiva, nel paziente traumatizzato, nel paziente che è in terapia intensiva, che è uno dei cardini fondamentali, è quello di non far soffrire il paziente, perché il paziente anche come iter, diciamo, come di cura, sicuramente se è privo della componente dolore, guarisce prima. Ecco, lei faceva riferimento a una promozione culturale della terapia del dolore, progetto culturale che deve coinvolgere non solo poi le persone che sono sofferenti, ma anche l'entourage, le famiglie, perché in un momento di sofferenza anche le famiglie sono coinvolte in questo momento che non è solo dolore fisico, ma può essere anche psicologico, morale. Sì, questo è estremamente importante e il nostro compito deve essere e sarà quello di estendere questa cultura. Questo però è un nostro compito, è fondamentale. Per sensibilizzare le persone bisogna che ci mettiamo, che cerchiamo di promulgare questo aspetto. Ecco. La Spezia e il suo golfo nell'Ottocento. Inaugurata questa mattina alla Palazzina delle Arti una mostra permanente dedicata all'opera di Agostino Fossati. I visitatori potranno ammirare il cospicuo nucleo di dipinti delle civiche collezioni d'arte acquistato dall'amministrazione nel 1922. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina. I quadri di Fossati, oltre a un indubbio valore artistico, hanno anche una valenza storica molto importante. Sono dei documenti preziosi per la storia della nostra città.
Sì, è proprio questo il messaggio che vogliamo dare con questa mostra, Spezia che ritorna a studiare Spezia, a scoprire Spezia tramite Agostino Fossati, tramite le sue opere, una Spezia del 1800 pre-arsenalizia, un luogo bellissimo come vedrete in ogni opera e che però si attualizza anche in prospettiva andando a riscoprire quei luoghi come si sono trasformati. Questi luoghi sono trasformati, ognuno di noi lo scoprirà in base alla propria sensibilità, al proprio sentimento. Abbiamo voluto proprio far sì che questa mostra diventi permanente, cioè per sempre, per gli spezzini e per i turisti, perché qua potranno scoprire il nostro golfo, immaginarlo, il fascino che aveva in quell'epoca, i turisti importanti, i reali del 1800 che andavano al Croce di Malta e oggi invece il cambiamento, cosa si è salvato di quel periodo e cosa è migliorato e cosa è peggiorato. Un momento importante anche dal punto di vista storico, noi teniamo molto a questa mostra proprio perché da qui vogliamo ripartire nel riscoprire tutti i nostri luoghi storici. Lo stiamo facendo con investimenti importanti, ad esempio nei forti, nel Parco delle Mura, nel Parco della Rimembranza e altre valorizzazioni che poi serviranno proprio a essere valorizzate per un nuovo tipo di turismo. Una mostra permanente dedicata ad Agostino Fossati, forse il più grande degli artisti spezzini. Certamente, io sono stato invitato in qualità di giornalista a partecipare a questa presentazione di questa importante mostra dedicata ad Agostino Fossati. Il signor sindaco ha desiderato che dicessi due parole. Ecco, la prima cosa che ho detto è che il valore di questo artista va sdoganato oltre i confini della città e della regione. Fossati è un artista importante, non soltanto per la tradizione artistica locale, di cui lui è sicuramente un faro, importante per il rapporto così, anche innovativo che lui ha registrato nella visione del paesaggio. Paesaggista di razza, uomo che conosceva evidentemente i rapporti di luce e sapeva così recuperare la luminosità del paesaggio secondo una miscela ideale di colori. Fossati è stato presentato anni fa in una magnifica mostra alla Fondazione, questa è una mostra successiva e spero che la permanenza, come è stata preannunciata dal sindaco e dalla curatrice Barbara Viale, possa veramente favorire la riscoperta da parte della città di quello che era Spezia una volta. E apriamo ora la pagina politica perché altre 40 opere fondamentali saranno inserite nel decreto legge semplificazioni 2. Usciamo dalla riunione di maggioranza molto soddisfatti, ha dichiarato Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti alla Camera. Viene inserito un corposo pacchetto volto ad affrontare i problemi di viabilità che affliggono la Liguria con lo sblocco dell'Aurelia Bis, prosegue Paita, che rappresenterà un'alternativa indispensabile alla travagliata autostrada. Un gazebo tra via Fratelli Rosselli e via Prione dalle 15.30 alle 19.30. Forza Italia chiude domani la campagna tesseramenti per il 2021 e dà appuntamento ai cittadini e ai propri elettori, anche per fare un punto della situazione in vista delle prossime amministrative e dei progetti di riforma. Saranno presenti il commissario straordinario Nanni Grazzini, il suo vice Giorgio Cozzani e il commissario cittadino Francesco Sergianpietri. Una meridiana in marmo bianco di Carrara scandirà l'orario dell'Istituto Parentuccelli Arzelà di Sarzana. L'iniziativa è partita durante l'anno scolastico 16-17, quando l'istituto ha vinto la selezione dal bando eccellenza regionali con un progetto dal titolo I colori della terra, esempi in ambito ligure toscano. Ascoltiamo i dettagli nel servizio di Sergio Diofili. Una meridiana per il Parentuccelli Arzelà di Sarzana. L'orologio solare in tipico marmo bianco di Carrara, posizionato sulla grande parete all'ingresso della scuola di Piazza Ricchetti, da ieri scandisce idealmente l'orario dell'istituto indicato dall'ombra di uno stilo sul quadrante. L'iniziativa parte nell'anno scolastico 2016-17, quando l'istituto Parentuccelli Arzelà vince la selezione al bando eccellenze regionali con un progetto di alternanza scuola-lavoro dal titolo I colori della terra, esempi in ambito ligure toscano. L'obiettivo è la volontà di coniugare le discipline di natura scientifica con quelle tecnico-artistiche.
Il progetto, ideato dalle insegnanti Saura Andreotti, Maristella Storti e Sonia Gianella, si è avvalso della collaborazione del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa. Oggi la nostra meridiana, che è stata installata nel nostro istituto nel 4 dicembre 2020, è proprio il prodotto di tutti questi tre lunghi anni, che conclude con un oggetto che appunto testimonia la volontà di questi allievi di lasciare proprio all'istituto un segno forte. La realizzazione della meridiana ha avuto il supporto, tra gli altri, dei professori Luigi Mannella e Mariano Bernazzani. Si tratta in effetti di un orologio solare verticale. Con la parete abbiamo chiaramente deciso di esporla verso sud-est e difatti si vedono le ore del mattino. Così i ragazzi chiaramente possono, quando entrano oppure quando escono, vedere proprio in funzione l'orologio solare. La scuola, il liceo Parentucelli in questo caso, dimostra di essere viva e di esserlo più che mai, nonostante i momenti difficili che abbiamo trascorso. È un progetto che, a mio giudizio, contiene tutto, contiene i fondi europei, quindi l'importanza delle istituzioni europee, contiene i valori legati alle tradizioni, al territorio, contiene la presenza delle istituzioni a partire dal Ministero ed arrivare fino al nostro ente, la provincia della Spezia, che, devo dire, si è impegnata tanto per il liceo Parentucelli, come su tutte le altre scuole. Nasce da una convenzione tra il Comune di Ricò del Golfo e il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, una particolare collaborazione che ha portato gli studenti della prestigiosa Università Meneghina a portare avanti un progetto di rigenerazione del Comune di Ricò, sia dal punto di vista territoriale che sociale. I servizi di Laura Ivani con le immagini di Davide Morina. Rigenerare il territorio grazie alle idee di giovani studenti del corso di architettura del Politecnico di Milano, in questi giorni a Ricò del Golfo per immaginare un nuovo sviluppo. Il nostro percorso nasce appunto da una rigenerazione sia territoriale che sociale, quindi in questo momento staremo a Ricò del Golfo per 10 giorni, conoscendo la realtà sia produttiva, appunto associazioni sia culturali, enti benefici eccetera. Poi ognuno di noi effettuerà un progetto diverso con mezzi diversi che metteremo in atto nello specifico nel mese di settembre. Ognuno di noi si occuperà di un ambito diverso, ci saremo noi tre ragazze, ci occupiamo del teatro urbano come appunto mezzo di riqualificazione, mentre Alessandro si occupa del museo itinerante e Simone si occupa proprio del cercare quel rapporto tra quegli spazi abbandonati e i luoghi pubblici. Questa mattina Giulia, Arianna, Simone, Chiara e Alessandro sono stati ospiti dell'azienda Metallica, che da anni ha all'attivo un laboratorio in carcere per la produzione di particolari sedie di design. Queste sedie e queste sedute nascono nel 2014 e sono stato coinvolto in questo progetto all'interno del carcere Spezzino. L'abbiamo chiamato Officine 27 per un motivo ben preciso legato alla Costituzione italiana, che l'articolo 27 consente al detenuto di poter lavorare, ed è legato anche a un progetto più specifico in quanto due designer molto giovani, una mia figlia, uno il suo compagno Mattia, hanno disegnato questi prodotti e sono stati realizzati completamente all'interno del laboratorio in carcere. Questa è un'azienda storica per questo territorio? Sì, nasce nel 1910, è la quarta generazione, che è mio figlio, è qua di fianco a me, che ha cominciato a collaborare con me da poco tempo e produce carpenteria metallica. Un'esperienza per gli studenti per conoscere una realtà nuova. Forse l'aspetto che più è stato interessante è stato proprio poter parlare con i detenuti, con le persone che si occupano del progetto e capire come sia fondamentale per loro non solo nel periodo trascorso in carcere, ma anche e soprattutto per un reinserimento. Distribuzione di libri per bambini, letture collettive e laboratori didattici. Ampi Cantiere Muggiano e La Spezia Centro, in collaborazione con CGL, ARCI, Centro di Documentazione Logos e Circolo Operaio, organizzano l'evento Libri in Salvo. L'evento si terrà domani, sabato 29 maggio, dalle 17 in Piazza Brin, e i laboratori saranno tenuti da Katia Castellani, Alice Parodi e Corrado Vatrella. Ospite speciale sarà lo spezzino Dario Vergassola.
E apriamo ora la pagina sportiva perché è già tempo di tuffarsi nella prossima stagione 2021-2022. Si è svolto infatti quest'oggi in sede l'incontro tra Nisciantella, amministratore delegato dello Spezia Calcio, e il mister Vincenzo Italiano. Un incontro importante per pianificare il prossimo futuro con il tecnico aquilotto che ha avuto la garanzia dell'aumento del budget da destinare al mercato e un ruolo più centrale nelle scelte tecniche per quanto riguarda la composizione della rosa. Ieri sera, ospite della trasmissione Voglia di Spezia sul nostro canale, il sindaco Peracchini ha avuto modo di affrontare il tema stadio, con i prossimi impegni che vedranno l'amministrazione comunale collaborare con la famiglia Platek per l'ammodernamento dell'impianto di Viale Fieschi. Vediamone un estratto. Domani mattina io mi vedrò con il dirigente dello Spezia Calcio, devono presentare una scia sulla base della quale inizieranno i lavori di demolizione della curva piscina e poi la costruzione. Chiaramente c'è un cronoprogramma che lo Spezia Calcio ha fatto, ha aggiornato in questi giorni, domani avremo quello definitivo, speriamo che sostanzialmente entro i primi 20 giorni di settembre sia tutto pronto per quanto riguarda questa prima parte di lavori. Grazie al studio che noi abbiamo fatto fare il giorno stesso della promozione in Serie A inizieranno i lavori che sostanzialmente saranno finanziati indirettamente dal Comune, come avevamo messo in bilancio, come avevamo messo in programma. Poi è chiaro che ho fatto un accordo importante per il Comune, che sostanzialmente lo Spezia Calcio anticipa temporaneamente queste risorse e poi con modalità legate alla concessione saranno di fatto restituiti negli anni. Adesso iniziamo i lavori con il progetto studio di fattibilità di Don't Stop, quindi inizieranno loro i lavori, li realizzeranno per quanto riguarda la curva piscina. Nel frattempo hanno affidato l'incarico per un progetto definitivo, quindi esecutivo, per quanto riguarda tutto il resto, e lì discuteremo con lo Spezia Calcio i dettagli per quanto riguarda la concessione in base chiaramente alle necessità e alle, diciamo, necessità tecniche, economiche e finanziarie legate all'operazione che, come voi sapete, è un'operazione che, come ho sempre detto, fatta da un ente pubblico dovendo rispettare, pagare l'IVA al 22% e dovendo rispettare il prezzario regionale delle opere pubbliche che sostanzialmente sono circa il 30% più dei prezzi di mercato, quindi con un investimento che è la metà di quello che avevamo previsto noi, come poc'anzi detto, e con il finanziamento chiaramente del Comune di una parte degli stessi, sicuramente tutto sarà realizzato al meglio e quindi sarà anche regolamentata la concessione o il diritto di superficie o quant'altro lo Spezia vorrà discutere. Lo Spezia dovrebbe poter giocare in casa indicativamente l'ultima partita di settembre? Io spero di sì, però per essere realistici, obiettivamente penso che questa sia una data abbastanza concreta e raggiungibile. E passiamo ora alla pallavolo, seconda vittoria su 2 per il Lunezia Volley nei playoff di Serie C Ligure femminile. Le sarzanesi vincono per 3-1 anche in trasferta contro Albenga e preparano il prossimo appuntamento che sarà a Cogoletto. Il servizio è di Andrea Catalani. Francesca, era la prima trasferta per voi in questi playoff che si chiamano Girone Promo, direi ad Albenga si può dire missione compiuta, no? Sì, sì, missione compiuta, anche perché ci siamo trovati davanti ad una squadra che ha veramente dato battaglia su ogni pallone e nonostante abbiamo vinto 3-1 è stata una partita molto sudata. E farei complimenti sia alla squadra che allo staff perché la partita è stata preparata molto bene, tutta la settimana abbiamo lavorato tanto, abbiamo studiato tanto e direi che ce la siamo meritata perché tutti quelli che sono entrati hanno dato il loro contributo, quindi siamo molto soddisfatte e speriamo anche di poter continuare su questa linea positiva. Poi vediamo, settimana prossima sarà un'altra battaglia e anche lì ce la giocheremo. Sì. Giochiamo contro il Cogoletto, è una squadra molto forte, abbiamo iniziato già a preparare la partita e diciamo... Senti, tu come ti trovi? Sei arrivata un annetto fa qui a Lunezia
tra poco, perché ormai gira e rigira, siamo alle battute finali della stagione, anche se sono iniziate tardi, sappiamo perché. E bilancio tuo personale, insomma, come ti stai trovando? Allora, io personalmente benissimo, anche il gruppo è molto affiatato, è un gruppo molto giovane e nonostante l'età di alcune mie compagne, che veramente sono delle ragazzine, devo dire che tutte giocano da esperte. E infatti devo ringraziarle, perché entrare a campionato comunque iniziato non è stato semplice, però ho sempre avuto l'appoggio di tutte, anche di tutti, dello staff, devo dire che è veramente una squadra unita su tutti i livelli, sia giocatrici che il resto. Dopo il quarto posto conquistato al Rally del Salento, la scuderia spezzina BB Competition si appresta ad affrontare un altro fine settimana ricco di aspettative, questa volta sulle strade del Rally Internazionale del Taro. Vediamo il servizio di Gabriele Michi. Archiviati i festeggiamenti salentini, BB Competition è già proiettata verso l'appuntamento che l'attende per il fine settimana sulle strade del Rally del Taro. 100 km di agonismo, quelli proposti dal confronto maggiore, ai quali saranno affidate le aspettative di Luca Raspini e Raffaele Corniglia alla prima chiamata della stagione. Un impegno che l'equipaggio affronterà sulla Peugeot 208 R2B, vettura con la quale il pilota si è congedato dalla stagione 2020, sfiorando il podio di classe sulle strade del Rally di Pomarance. Riparte da Borgotaro anche la programmazione di Pietro Bancalari, atteso protagonista nella classe N3, al volante della Renault Clio RS, vettura che condividerà con Simona Righetti. L'occasione per salutare il ritorno alle competizioni della copilota spezzina, reduce da 7 mesi di inattività legati all'incidente occorso al trofeo Maremma. 50 i chilometri previsti nel confronto nazionale. A cercare conferme nel contesto riservato alle vetture 2000 di gruppo N saranno chiamati anche Mirko Martinetti e Luca Lorenzini, attesi sulle strade del Taro sulla Renault Clio Williams. E passiamo ora al football americano. Prima vittoria in questo campionato 2021 di seconda divisione nazionale per il Red Jackets Sarzana, che al Miro Luperi surclassano nel derby ligure i Pirate a Savona per 25-0. Il servizio è sempre di Andrea Catalani. Dopo un avvio di campionato discreto e il successivo crollo invece contro il Jaguari Torino, credo che tutti speriamo che questi ultimi che abbiamo appena visto siano i veri Red Jackets, quelli capaci di vincere nettamente il derby ligure con i Pirates di Savona. Sì, sicuramente domenica finalmente siamo riusciti a ottenere la vittoria che stavamo cercando, mi permetto di dire brillante 25-0, l'attacco ha girato molto bene, la difesa evidentemente anche per i non addetti ai lavori, avendo concesso 0 punti, anzi è stata anche protagonista di diversi cambi di possesso, ha fermato l'attacco avversario in più occasioni. Domenica prossima rigiocheremo, questa volta al Miro Luperi di Sarzana, con i Reapers Torino, e contiamo assolutamente di vincere e in questo modo di, speriamo, ottenere la qualificazione ai playoff, rivincendo naturalmente anche a domicilio con i cugini Pirati Savona. Come se l'è cavato il football americano, parlo anche proprio di quello non solo locale e regionale ma addirittura nazionale, con il problema pandemia? Abbiamo dovuto interrompere in toto l'attività, almeno fino all'estate, naturalmente oltre al classico foglio anamnestico che tutti oramai compiliamo, abbiamo l'obbligatorietà di far, diciamo, di sottoporre tutti i partecipanti alla partita, giocatori, dirigenti, allenatori, a un tampone prima, almeno 48 ore prima della partita. Noi come società, come Red Jackets Sarzana, abbiamo deciso di applicare questo regolamento, questo, diciamo, protocollo per le partite anche per i nostri allenamenti. Quindi da gennaio di quest'anno, quando abbiamo ripreso l'allenamento collettivo, abbiamo deciso, ed è una spesa non indifferente, di sottoporre tutto il gruppo squadra ad un tampone settimanale. E questo era davvero il nostro ultimo servizio. Io vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Limet, Centro Meteo per la Liguria. Da parte mia una buona serata a tutti. Una buona serata a tutti da Paolo Bonino. Vediamo le previsioni per sabato 29 maggio in Liguria. Sulla nostra regione permane una zona di alta pressione, ma insidiata da infiltrazioni di aria fresca proveniente da nord-est, che saranno causa di qualche locale precipitazione durante il fine settimana. Ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani, sabato 29 maggio.
Al mattino avremo cielo velato o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte con ampie schiarite lungo le coste. Durante il pomeriggio e in serata rischio di qualche rovescio o breve temporale su Alpi Liguri e Appennino Orientale. Nubi sparse sul resto della regione senza fenomeni. Ventilazione debole dai quadranti meridionali, mare quasi calmo o poco mosso, temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo. Lungo le coste prevediamo minime tra 13 e 16 gradi, massime tra 18 e 22 gradi. Nelle aree interne minime tra 6 e 12 gradi, massime tra 17 e 24 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centrometeoligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet.